Hello there! Benvenuti a un nuovo episodio di The Sims e oggi finalmente, dopo avervi presentato la protagonista della nostra serie, che è Maria Seasalt, e avervi fatto vedere dove abiterà, andiamo a giocare e mi sono resa conto di non avervi fatto ancora vedere Sulani, che è l'isola dove appunto abita Maria, che fa parte della nuova espansione Vita sull'isola. Non ho toccato praticamente nulla di questa città, quindi la maggior parte degli edifici che vedete sono stati messi da il team di The Sims, però mi piacerebbe fare qualcosa, costruire dei nuovi edifici o rinnovare quelli già presenti. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere anche dei video speed build, ovvero dove vi faccio vedere proprio velocemente come costruisco o rinnovo un lotto. A me piacciono tantissimo questa tipologia di video, però dovete dirmi anche voi. E nel mentre vi presento un po' chi c'è nelle vicinanze della casa di Maria. Queste sono unità familiari che ho creato io o modificato io. Per esempio questa è una famiglia e ho anche scritto questa descrizione tutta io. Comunque questa è la famiglia Aloha e se volete potete mettere pausa e leggervi la storia. In ogni caso sono marito e moglie. Lui, come vedete, fa parte proprio dell'isola, è originario dell'isola, mentre lei fa parte invece, cioè arriva dalla città, è arrivata qui come viaggio di nozze, ha conosciuto lui, si è innamorata e ha deciso di rimanere con lui e lasciare suo marito. Insieme hanno questo figlio, che nasconde un piccolo segreto, chissà che cosa. Qui c'è un'altra casa e c'è questa famiglia, quella qua, sempre creata da me, e loro sono... sì, i genitori, diciamo, loro due sono i genitori, loro due sono le figlie. Oddio, la figlia è cresciuta, ragazzi! Vi giuro che non era così, cioè qualcuno l'ha cambiata. Vabbè, comunque, questi sono i quattro sim e sono tutti originari dell'isola, però i due genitori sono molto all'avanguardia, quindi comunque amano le tecnologie e le cose nuove nonostante abitino appunto su un'isola. Qui invece abbiamo la tradizione, perché questa invece è la famiglia Ohana e si tratta di questa nonna praticamente, che è super tradizionalista, abita sull'isola da anni e anni e generazioni ed è un po' l'oracolo dell'isola, quindi lei riesce anche a fare un po' di magie, e queste sono le tre ragazze che lei ha adottato per allevarle seguendo proprio le regole dell'isola, quindi loro tre sono appunto le sue figlie adottive. Queste per ora sono le famiglie che abitano a Sulani, ma ovviamente pian piano possiamo aggiungerne altre. Adesso andiamo dalla nostra Maria. Oh, eccoci qua. Allora, siamo nella stagione della primavera e le temperature oggi sono giuste per l'isola, sono calde, e quello che voglio fare oggi assolutamente è andare a scoprire un po' l'isola e capire anche che cosa si può fare con un sim che è una sirena, perché se vi siete persi qualcosa, lei è anche una sirena. Quindi io direi di entrare subito in acqua per vedere che cosa succede. Vediamo. Ah, devo mettere play magari. Eccola qua. Allora, si è cambiata con il suo costume, però penso che ora si trasformerà. No, forse deve proprio entrare nell'acqua. Vediamo. Oh, no, ancora niente. Però è bello che si può vedere così nell'acqua, adoro. Vabbè, che devi fare? Ah, ok, prendi il sole, nuota, fluttua. Ok, ci siamo. Allora facciamo prendi il sole. Quindi adesso si dovrebbe trasformare. Oddio, come cammina? Eccola! Woohoo! Troppo felice. Bene, è riuscita la cosa, adesso lei sta prendendo il sole. E se clicco su di lei cosa succede? Invoca gli elementi dell'isola, urla parole proibite e vai a casa, vabbè no? Sirena, richiedi un cielo sereno. Ah, quindi questo poi potremmo pian piano farlo. Richiedi un diluvio, richiedi un temporale, bellissimo. Allora, andiamo un po' ad esplorare. Qui ci sono anche tutti i pesci, nuota qui. Wow, guardate. C'è tipo la barriera corallina. Scusa, puoi venire qui? È rimasta a dormire. Eccola qua. Ah, e praticamente nuotando stiamo anche innalzando il livello di attività fisica. Molto utile, direi. Vediamo adesso se si può esplorare, fare qualcosa. Ma quindi noi possiamo anche, vediamo, prendere il sole, niente. Chiama te il delfino azzurro, ecco. Questa è una cosa che mi piacerebbe fare, vediamo. Sta chiamando il delfino. Ehi, dove vai? Aspettaci! Ma dove sta andando, ragazzi? Lontanissimo. Ah, ecco, è arrivata fino qua. Oh, amore! No, vabbè, che carino! Peccato che ha la coda in mezzo alla sabbia, vabbè, questo lo cercheremo di non notare. Spruzza giocosamente.
Che bello! No, vabbè, lui diventerà il nostro amico, il nostro... Oddio, ma è già felicissimo, abbiamo già un rapporto bellissimo con lui, perché se ci clicchiamo sopra, tutta la barra è verde. Vabbè, comunque, accarezza delfino, vediamo. Oh no, che cosa carina! Invece di avere un gatto o un cane, noi avremo un delfino e possiamo anche chiamarlo. Allora, ovviamente non è live questo video, quindi non potrete consigliarmi il nome, però io, ora come ora, lo chiamerei, non so se è un maschio o una femmina, lo chiamerei Juno, che è il nome della mia cagnolina, così mi ricorda un po' come avere, diciamo, un animale domestico, tra virgolette, però è un animale delle sirene, quindi lo chiameremo Juno senza sapere se è un maschio o una femmina. Oddio, devo tornare subito al comitato di benvenuto, perché sennò i miei vicini mi odieranno, quindi devo tornare subito a casa. Speriamo di riuscire ad arrivare in tempo. Torna subito a casa, mi dispiace delfino, a dopo, ma noi abbiamo degli affari di vicinato da concludere, quindi vai qui, perché l'ultima cosa che vogliamo è stare antipatiche a tutti. Dove sta andando? Vieni subito qui ad aprire i tuoi vicini. Invita i vicini ad entrare, assolutamente. Oh, allora, questa fa parte della famiglia Honolulu, mentre lui fa parte della famiglia Aloha, quindi loro due non stanno insieme. Ah, e lui ci ha portato anche da mangiare, grazie mille, che bello. Ok, lei entra in bagno, forse ha bisogno del bagno, lui entra nella nostra casa, per fortuna lui ha capito. Però che tristezza, sono venuti solo due vicini, vabbè, conosciamoli già che ci siamo. No, lei vuole subito rientrare in acqua, aspetta, ferma, chiedigli qualcosa, fai qualcosa. Allora, andiamo qui. No, lei vuole proprio nuotare, ragazzi, non c'è nulla da fare. Ah, aspettate, controlliamo prima se è buono. Ok, qualità normale, va bene. Prendi una bevanda, perché a volte i vicini portano delle cose mezze avvelenate che ci fanno stare male. Ok, quindi presentiamoci. Presentazione amichevole. E ringrazia per la sua presenza, assolutamente. Che strano però che sono venuti solo loro due, che neanche stanno insieme, tra l'altro, che neanche sono una coppia. Cosa gli possiamo chiedere? Ah, ringraziamo anche lui per la presenza. Noi abbiamo intanto acquistato l'abilità di carisma solo perché ci siamo presentati. Oh, qui qualcuno ci ha detto: sono felice che abbiamo occasione di chiacchierare. Ma dove si trova questa Sim, che è la moglie di lui? Cioè, non è nel nostro lotto. Ah, è qua, sta arrivando. Ok, ok, l'aspettiamo, non ti preoccupare. Vediamo se c'è qualcosa di particolare da chiedere con questa espansione. Se si può chiedere di qualcosa. Brindisi con la cava. Questo è carino. Cava sarebbe quello che stanno bevendo, penso. 3, 2, 1. No, non... Oh, ok, perfetto. Stanno facendo il discorso. Grazie ragazzi di essere qui. Sono felicissima di avervi conosciuta, di avervi conosciuti. E vivrò qui e tengo un segreto che non posso ancora rivelarvi, però forse lo scoprirete, perché nessuno sa che lei è una sirena per ora. Dove è andata l'altra? Eccola qua, invitiamola ad entrare, poverina. Questa è in costume, si presenta a casa nostra. Vabbè che lo siamo anche noi, è vero. Presentazione amichevole anche a lei, che lei è la moglie appunto di... Oddio, non mi ricordo neanche i nomi. Lei è la moglie di Ring e si chiama Miranda, se non sbaglio, perché i nomi li ho dati io. Lei si chiama Miranda, esatto. Ringrazia per la presenza. Dai, abbiamo dei vicini carini e simpatici, non possiamo dire nulla. Magari io direi che ci cambiamo, perché non mi va di essere... Che sono gli abiti, ok? Non mi va di stare in costume così, quindi prendiamo l'outfit da giorno. Ok, ci stiamo per cambiare, perfetto. Chiedi se è una sirena, oh mio Dio ragazzi, si può chiedere se è una sirena. Pensate se lo chiedono a noi, che cosa rispondiamo? In realtà non è un segreto brutto, tipo sono un vampiro, cioè alla fine essere una sirena è una cosa bella. Quindi, cioè, potremmo anche dirlo in teoria, non è una cosa così brutta, vero? Oh, guardate che carino, tra gli amici abbiamo anche Juno. Oddio, anime gemelle, il legame più profondo tra un sim e una focena. Oddio, ragazzi, sarò io ignorante ma non sapevo questa parola. Comunque non è giusto, è stato troppo facile diventare amici del delfino. Ah, comunque tra le varie cose che potremmo impegnarci a fare, ci sono queste piccole, come si può dire, missioni da completare per arrivare a soddisfare il nostro sogno più grande, che è fare una vita da spiaggia, una vita tranquilla e dedicata alla spiaggia. Quindi teniamo conto anche di queste missioni, tipo mangia una noce di cocco, abbronzati, bellissimo, possiamo andare in spiaggia adesso, così almeno possiamo abbronzarci un po'. Ah, e dobbiamo però portarci la crema solare, ragazzi, non dimentichiamocela. Perché non si può portare? Pensavo di sì, sarebbe stato troppo carino, perché ci si può anche bruciare in realtà, sotto il sole. Sentite,
capite, sto comitato di benvenuto quando è che finisce? Tra un'ora. Oh, lei ragazzi sta andando in acqua, non ce la fa. Lascia lì tutti per buttarsi. E si trasforma in sirena davanti a tutti? Oh mio Dio. Sì ragazzi, si è appena trasformata davanti a tutti. Vabbè, mi sa che essendo una sirena spesso farà questa cosa di trasformarsi e di andare a nuotare quando vuole lei. Però alla fine ci sta, è una sirena, che cosa possiamo fare? Ah, vedete, tra i vari bisogni abbiamo anche idratazione. Le sirene non possono stare all'asciutto a lungo. Andando a nuotare, facendo un bagno, magari bevendo un po' d'acqua, il livello di idratazione tornerà alla normalità. Quindi dobbiamo tenere conto di questa cosa. Però io direi di tornare da loro, così che ora se ne vanno, li salutiamo, li ringraziamo. Eccoci qua, grazie mille e arrivederci. Ok, è finito il comitato, è stato davvero bello conoscerti, ci farà piacere rivederti presto in giro, grazie. Ok, siamo riusciti a stare simpatici ai nostri vicini. Ok, perfetto, adesso sistemiamo tutto, meno male che lei già lo sta facendo. Questo ci ha regalato sta ciotola, va bene, grazie mille, la mettiamo qua. E ora finiamo di lavare i piatti e andiamo in spiaggia. La spiaggia più vicina a noi è questa qui, e forse ci possiamo anche andare a piedi, vediamo, così esploriamo un po' i dintorni. Vediamo se si può andare qua. Sì, si può! Ah, cambiamoci di nuovo. Lei vuole andare in giro in costume, ragazzi. Cioè, cambia abito, denudati addirittura. Mettiamoci questo, che sembra proprio da spiaggia, questo outfit. E andiamo. E se sulla strada troviamo del cocco, ancora meglio, perché un suo desiderio è mangiarsi del cocco. Ah, andiamo a esplorare qui. Ah, che bello, c'è anche questo chiosco dove poter mangiare. Vediamo se qui c'è la noce di cocco. Ordina del cibo. Ah no, ci sono i tacos, pesce fritto, pan, ciotola di pork, wow. Però non abbiamo il cocco. Andiamo a conoscere lei. Questa non l'ho creata io. Lei è un'abitante creata da The Sims. Però è bello conoscere anche lei. Siamo vestite uguali. Lamentati del tempo soleggiato. Perché ti stai lamentando del tempo soleggiato? Allora, lei intanto ha fame. Quindi facciamole ordinare del cibo. Ciotola di pork. Ragazzi, ma fa troppo ridere che la venditrice è la guru dell'isola. Che lavora e fa i pork. Vabbè. Comunque, andiamo a vedere. Mangia una noce di cocco. Raccoglie una noce di cocco da una palma da cocco. E acquistane una in un chiosco sulla spiaggia. È qua dove siamo, perché non ce la dà? Forse dobbiamo fare contratta? Facciamo contratta, vediamo. Magari contrattando ci dà una noce, non lo so. Oddio, sei fuori di testa, ci sto già rimettendo a questi prezzi. No, abbiamo proprio sbagliato la cosa. Comunque qua sta diventando pure notte. Qui c'è un'altra ragazza che gironzola. Io di palme da cocco non ne vedo, perché queste qui non si può cliccare sopra. Niente ragazzi, facciamo così, torniamo a casa, dormiamo, lei nuota, vabbè, nuota verso casa, va bene. E direi che se abbiamo tutto a posto, sì, andiamo a dormire. Certo che qui diventa buio subito, cioè sono le 7 ed è già buio. Ah, mettiamo le luci automatiche, così almeno quando non siamo in una stanza si spengono. Luci automatiche, tutte le luci, nel mentre noi stiamo dormendo. È bellissima comunque la visuale, cioè dormire con il mare e sotto le stelle. Bellissimo. Anche se fa un po' freddino in realtà in questo momento. Lei si è svegliata alle 2. Sì, in effetti siamo andati a dormire alle 7. E fa freddo in questo momento. E lei ovviamente sta andando a nuotare. Ma perché? Vabbè, lasciamola fare. Diventeremo tipo super muscolose per quanto stiamo nuotando. Fa troppo ridere vederla nuotare. Bene, buongiorno, sono le 6 di mattina e lei si sta cucinando la sua colazione. Uova e toast. Prima di mangiarlo però... Dio, ma cosa sta facendo? Ah, perché non c'è il posto dove poter mettere... Ok, forse così le abbiamo liberato il bancone. E poi, prima di mangiare, vai in bagno. Mica che succedono disastri. Bene, ora si fa la sua colazione, poi ci cambiamo sperando che lei non si denudi di nuovo e andiamo in spiaggia. Belli belli alle 8 di mattina. Sì, ma devi finire di mangiare però. Preferisce mangiare in piedi. Ok, io direi di cliccare direttamente su questo lotto, così andiamo senza buttarci in mare, visto che lei si prende queste libertà, e andiamo da sole. Eccoci qua! Allora, vediamo un po', esploriamo questa spiaggia. Ah, lì ci sono delle persone, e qui ci sono le sedute. Che bello! Adesso ci abbronzeremo qua, sicuramente.
prendi il sole. E qui c'è anche, diciamo, la cabina, non so come chiamarla, tipo del bagnino, comunque della persona che guarda un po' l'isola, che tiene d'occhio. È troppo carina! E qui ci sono anche i gonfiabili. Wow! Ah, possiamo prendere il sole? Mm-hmm, lo faremo. Prendiamo il sole su qua. Oddio, spero non si trasformi in sirena. Ci ho pensato solo adesso, vediamo. Oh no, ops. Ah no, è tornata normale. Eccola qua. Ed ora ci godiamo il sole. Applica la crema solare. Meno male che l'ho visto. Non lo può fare? Non capisco, perché non la applica? Io non mi voglio bruciare. Non so, non capisco se l'ha applicata oppure no. Vediamo se ci stiamo bruciando, cose strane. No vabbè ragazzi, mi sa che si è bloccato tutto. Era successo qualcosa di strano e si era bloccato. Proviamo a prendere il sole qua, che forse è meglio. Ho saputo che c'è un personaggio famoso al lounge bar. No grazie. E ora applichiamo la crema. Oh, finalmente. Che bello! No vabbè, così sì che funziona finalmente. Prima c'è stato un problema. Comunque adoro. Ora siamo con la crema solare e non ci possiamo bruciare. Ah, che carina! Lei si è seduta qui a parlarci. Oddio, arriva qualcun altro. Si sta mettendo a fare qualcosa, un castello. Partecipa subito. Oh, intanto abbiamo completato la prima missione. Oddio ragazzi, siamo nerissime! È bastato pochissimo per abbronzarci. Ma che cosa è successo? Mi sa che la scultura non è venuta molto bene. Però in compenso noi siamo completamente nere. Perfetto. Nel mentre si sono fatte le 4:30, cioè noi siamo in spiaggia da stamattina e siamo riusciti solo a fare questa scultura. Se voi sapete come si mangia una noce di cocco, fatemelo sapere. Ah, aspettate, forse ho trovato dove possiamo comprarla. Sì! Ordina del cibo, ti prego. Perché questo è diverso. No, piatto di verdure tropicali, frutto grigliato. No, niente. Mi sono emozionata troppo presto. Cos'è questa? Una conchiglia! Subito, mettiamola nell'inventario. Adoro raccogliere le cosine per la spiaggia. Chissà quando ci andrà via questa abbronzatura arancione, tipo fake tan. Conchiglia trovata. Scusa? La devi raccogliere? Ok. Riesci a raccoglierla? È così difficile? Allora, ho capito il problema. Ci sono questi materassini che rendono il gioco, cioè che bloccano il gioco. Perché una volta che io li sblocco, lei riesce a fare le cose, vedete? Quindi dovrò toglierli, purtroppo. Metti nell'inventario. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Vediamo subito. Ah, intanto ne abbiamo prese anche due. Conchiglia di naticida e conchiglia di fasciolaria. Queste qui le terremo a casa perché voglio creare tipo una collezione di conchiglie. Cosa ne dite? Infatti, se poi ne vediamo altre in giro, le andiamo a prendere. Ragazzi, qui vedo dei cocchi, ma non li possiamo prelevare. Mi sa che dovrò sistemare questo lotto, quindi forse è meglio tornare a casa e mangiare a casa. Perché ha dato effettivamente un po' di problemi quella spiaggia. Ci sono degli oggetti che bloccano il gioco. Allora, intanto andiamo qui così si accendono le luci e poi direi di cucinare. Servi la cena. Ravioli vegetali, buoni. Speriamo di saper cucinare bene e di non incendiare la cucina. Ok, lei intanto sta cucinando, sempre in costume, sempre comunque in costume. Mi sa che ce la dobbiamo tenere così fissata con l'acqua e lo stare in costume. Ed ora è anche arancione. Oddio, sono buonissimi, io adoro i ravioli. Tra l'altro abbiamo fatto una porzione per più persone, quindi io adesso questa la metto in frigo così ce l'abbiamo anche per domani. Vediamo il livello di idratazione. Ah, prima di andare a dormire dobbiamo andare in bagno e fare un tuffo in acqua. Anzi, c'era scritto che si può anche bere o fare un bagno, quindi io farei un bagno nella vasca. Forse funziona anche quello, vediamo. Adesso scopriremo se il bagno funziona come reidratazione. Oh mio Dio ragazzi, mentre fa il bagno è una sirena.
No, questa è la cosa più bella che potevano inventarsi. E anche il livello di idratazione sta andando su. E dopodiché andremo a dormire. Stasera andiamo a dormire giusti perché sono quasi le 10. E io adoro questa cosa veramente, ragazzi, è troppo bella. Ed ora, fresche fresche, siamo pronte per andare a dormire. Oh mio Dio, questo qui è il vampiro. Devo togliere l'espansione vampiri, mi sa, perché ogni volta, non importa dove si abita, arriva questo a trovarci di notte. Vabbè, comunque, noi continuiamo a essere tipo Ariana Grande con la fake tan, super arancioni. Però volevo anche concludere qui il primo episodio, che è stato veramente un inizio e un po' una scoperta di questa nuova espansione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa vorreste scoprire, che cosa le vorreste far fare. E io stavo anche pensando che sarebbe carino che lei si innamorasse di un umano che fa il bagnino. Cosa ne dite? Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un altro episodio. Ciao!